Allora, il primo a intervenire è Erasmo Venosi, che lavora appunto nell'igiene ambientale, è responsabile del comparto e componente del coordinamento nazionale. Salve a tutti. Allora, è per nome e per conto della CGIL Funzione Pubblica di Salerno e della CGIL Funzione Pubblica della Campania a cui devo questa bellissima esperienza, soprattutto per l'empatia umana creatisi, che ringrazio e saluto le compagne e i compagni che oggi sono stati chiamati a confrontarsi, dando il loro contributo e proporre il loro punto di vista su una stagione di sfide e conquiste in cui siamo e saremo impegnati, dai rinnovi contrattuali, ai referendum sul lavoro, alla Carta dei diritti universali del lavoro, alle tantissime rivendicazioni per le innumerevoli vertenze ancora aperte. Il mio brevissimo intervento sarà legato alla parola rinnovo, perché i rinnovi contrattuali, sia per i settori pubblico che quello privato, vivono la stagione più dura ma allo stesso tempo stimolante per l'ambizioso obiettivo della conquista del risultato, dove la partita è ancora aperta, la partita contrattuale è ancora aperta, o per vigilare attentamente sugli iter attuativi dove la partita contrattuale è stata chiusa. E questo è il caso dei rinnovi contrattuali per il settore dell'igiene ambientale, sia privato che pubblico, il mio mondo, sia per l'attività professionale che sindacale che svolgo, dove la vittoria è da ritenersi veramente completa, essendo riusciti a coniugare nella conquista più diritti e tutele per i lavoratori e migliori servizi per i cittadini. Infatti, gli accordi sottoscritti, sia quello con Utilitalia per le imprese pubbliche che quello con Fisiambiente per le imprese private, coinvolgono una platea di circa 90.000 addetti tra lavoratrici e lavoratori, ed il risultato del rinnovo, frutto di una battaglia lunga e dura, dove l'unità sindacale, con la regia della nostra organizzazione, e qui un grazie particolare ai compagni Santomassimo e Cenciotti, è stato fondamentale e ha in sé un valore duplice per quanto ottenuto sia sul piano economico che delle garanzie occupazionali, della sicurezza e della tutela della salute degli operatori e dell'operatrice dell'igiene ambientale, mondo durissimo e difficilissimo. La conquista che però, dal mio modesto punto di vista, ritengo più importante è l'introduzione della clausola sociale, voluta fortemente dalla nostra organizzazione, a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nei cambi di appalto, mantenendo le tutele previste dall'articolo 18 della legge 300 e sterilizzando gli effetti del Jobs Act. Tutele che affrontano anche le ristrutturazioni e le esternalizzazioni, garantendo tutti i livelli occupazionali, mediante l'obbligo di assunzione di tutti i lavoratori, sollevandoli dal ricatto e dalla prevaricazione delle imprese. Si è rafforzato il valore del contratto di comparto con l'obbligo di applicazione del contratto di igiene ambientale, superando la previsione del codice degli appalti, conquista fondamentale, che non prevedeva l'obbligo di applicare il CCNL di settore. Così come significative sono le tutele introdotte in tema di riduzione dell'orario effettivo di lavoro, con la fissazione della durata massima giornaliera a 9 ore e settimanale a 48 ore, che effettivamente e realmente tutelano la salute dei lavoratori in un contesto dove, con la raccolta cosiddetta porta a porta, la fatica fisica dovuta ai carichi di lavoro ci ha portato indietro nel tempo. Siamo di fronte a conquiste rilevanti che, per chi come tanti di noi impatta tutti i giorni con questi problemi nei luoghi di lavoro, ne sa apprezzare il valore e attuarli proprio per migliorare e difendere i diritti dei lavoratori sempre più attaccati e messi in discussione dalle parti datoriali. Conquiste che assumano una rilevanza maggiore se calate nella mia realtà regionale, ovvero la regione Campania, ma potrebbe valere per tutto il sud Italia, dove l'approvazione e l'iter procedurale di attuazione della nuova legge regionale di riordino del ciclo dei rifiuti prevede finalmente la realizzazione degli ambiti territoriali ottimali e la creazione del gestore unico del ciclo dei rifiuti, per cui ci troveremo a dover governare dei processi di aggregazione che coinvolgerà nei passaggi di cantiere l'intera platea di lavoratori e lavoratrici oggi impegnate alle dipendenze di società pubbliche, private o misto pubblico-privato. Se penso minimamente che avremmo potuto vivere questa esperienza senza le tutele che vi ho accennato, veramente sarebbe drammatico per i lavoratori. Abbiamo invece ribaltato questo scenario, conseguendo con il rinnovo contrattuale risposte forti ed importanti ai bisogni veri delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie, lunga vita alla CGIL.